Buongiorno Friuli, anche da parte della redazione sportiva in questo ultimo giorno di gennaio, domenica 31 gennaio, una giornata che ci accompagnerà, insomma, in maniera anche abbastanza frettolosa verso l'appuntamento che tutti aspettiamo contro la Lazio per questo 21esimo turno di campionato. Ma come ieri nel TG, l'apertura la dedichiamo tra le tantissime notizie: Udinese, Lazio, Pordenone, Primavera, insomma, sono tante le tematiche al mercato perché l'Udinese è davvero scatenata. Iniziamo con il computer, piuttosto che con il nostro touchscreen, per vedere il comunicato ufficiale dell'Udinese. Matos è un altro giocatore bianconero, l'attaccante brasiliano classe 93, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina. Questo è il comunicato ufficiale dell'acquisto a titolo definitivo di Raider Matos dal club Fiorentina. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Matos, che ha mosso i suoi primi passi in patria, poi è andato alla Fiorentina. Di lì tanti prestiti ancora in Brasile, l'avventura spagnola con il Córdoba, fino all'ultima parentesi con il Carpi, dove ha segnato anche due reti. Anche su Twitter è stato dato risalto alla notizia con questa bella foto con il direttore generale Franco Collavino e la firma proprio di Raider Matos, così come era successo qualche ora prima con Emil Alfredson. Emil Alfredson lo abbiamo presentato nella nostra clip introduttiva ieri nel TG, e abbiamo quindi anche spazio per vedere quelle che sono state le prodezze di Matos segnate con il Carpi. In un minuto di clip presentiamo l'ultimo acquisto bianconero e chissà se sarà proprio l'ultimo, arriverà qualche ultimo colpo. Vediamo. Un benvenuto quindi a Raider Matos, così come ad Alfredson e Kuzmanovic, i nuovi acquisti che comunque daranno il loro apporto. Un Matos che era partito anche alla grande con il Carpi, poi la gestione Sannino ha un po' inclinato i rapporti con Castori, quindi la cessione. Ma ci spostiamo sul Messaggero Veneto, perché oggi si parla tanto di Udinese-Lazio. Il campionato, una sfida delicata. Basta scherzi, Udinese, chiede il Messaggero. Cambia faccia e rotta. Dopo tre flop consecutivi con la Lazio servono dei punti salvezza. È inevitabile cercare di vincere alla Dacia Arena quest'oggi alle ore 15. La formazione, che è un po' diversa da quella che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni, vedremo poi come la spunterà, insomma, come saranno le scelte effettive di Colantuono. Il Messaggero opta per una difesa con Vagué, Danilo, Piris, ma occhio comunque a Ertò, poi Edenilson, Badu, Lodi, Kuzmanovic e Adnan. Kuzmanovic che esordisce. Dirà Kuzmanovic, che però ricordiamo è il numero 22, non il numero 31, e poi Zapata, Terolli davanti. Questa è un po' effettivamente più la certezza. Il rientro dal primo minuto di Zapata, come è abbastanza chiaro anche lo schieramento della Lazio: Berisha tra i pali, difesa 4 con Basta, il nuovo acquisto Bicevaz, Höt e Konko, poi a centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Parolo, davanti Candreva e Keita a supportare l'azione di Matri. Sarà lui quindi il terminale offensivo scelto da Stefano Pioli, uno spauracchio come abbiamo già più volte testimoniato per l'Udinese. Speriamo che abbia finito il fluido, abbia finito di segnare reti all'Udinese, già tre nelle precedenti due partite. C'è anche spazio per una bella notizia di calcio, con anche le lacrime in diretta che ci sono state ieri per Eltan Kedenis, un ex udinese che saluta l'Italia e ringrazia anche Colantuono. Ultima recita italiana del Tank al secolo German Denis, che tra l'altro ha segnato ieri,
seppur sbagliando un rigore, il gol dell'1-1 contro il Sassuolo. Ha salutato così: "Sono grato a questa città, alla famiglia Percassi", ha spiegato scoppiando praticamente in lacrime. "Grazie anche a Pierpaolo Marino e a Colantuono che mi hanno voluto qui". Questo il commento di Denis, che ha lasciato sicuramente un'impronta importantissima nel calcio italiano in generale e in particolare a Bergamo, dove è il quarto miglior marcatore di tutta la storia. Poi ci sono notizie anche degli altri anticipi che approfondiremo in seguito con la stampa nazionale. Continuiamo sul solco delle tematiche bianconere, andando anche a leggere quelle che sono le richieste degli allenatori che hanno parlato ieri entrambi in conferenza stampa. Colantuono chiede: "Ritroviamo un po' di continuità", annuncia poi il tecnico, dice il Messaggero Veneto, l'impiego di Zapata e Kuzmanovic dall'inizio, in campo senza paura, facendo bene le cose che sappiamo. Questo detto Colantuono, se vogliamo essere proprio precisi, precisissimi, doviziosi di particolari, ha detto Colantuono che Zapata partirà sicuramente dal primo minuto. Su Kuzmanovic, domanda posta proprio dal sottoscritto, ha detto: "È pronto, assolutamente, totalmente a disposizione", non ha proprio specificato che parta dal primo minuto, ma le indicazioni avute dagli allenamenti sono proprio queste. Dopo questa piccola specifica, parliamo anche di un'altra puntualizzazione che ha fatto Colantuono difendendo Armero, perché è stato detto di Armero che è tornato solo perché nessuno lo vuole, e lui ha detto: "È ingeneroso dire questa cosa perché non aveva altre offerte, è tornato qui". Assolutamente non è vero, lui sa cosa voglia da lui per mandarlo in campo, sa cosa ci vuole per giocare da Udinese. È un ragazzo Armero che il gruppo, che Mister vuole recuperare, e anche comunque molto spronato negli allenamenti, chissà che non possa arrivare anche il suo momento. Armero che si sta impegnando anima e corpo per tornare ad altissimi livelli. E Pizzul, nella sua rubrica area di rigore, ne fa una questione di cuore. Questo vuole vedere lo storico giornalista Bruno Pizzul. È ora di vedere il cuore. Tra i convocati di Colantuono per la partita con la Lazio ci sono anche Kuzmanovic e Armero. Uno ne è arrivato, l'altro cavallo di ritorno. Ma comunque è ragionevole supporre che solamente uno dei due possa partire titolare. E poi continua ovviamente Bruno Pizzul esaltando il ritorno dal primo minuto di Zapata, che potrà sicuramente fare bene e cercare di scrollare di dosso all'Udinese questo peso, che comincia a diventare anche un po' oppressivo, delle tre sconfitte consecutive. Poi, come al solito, anche qualche piccolo focus sui precedenti, con l'ultima vittoria che valse l'Europa. In generale, a Udine l'Udinese non riesce ad avere la meglio della Lazio da 3 anni, però comunque c'è tutta la volontà di sovvertire questa statistica. Nell'ultima visita ha segnato 1-0, ha vinto la Lazio, ha segnato Candreva con un cucchiaio dal dischetto. Il bilancio generale parla di una Lazio in vantaggio con 36 vittorie rispetto alle 26 delle Zebrette, però al Friuli e l'Udinese a vantare un leggerissimo vantaggio, 15 vittorie contro 12 pareggi e 14 affermazioni ospiti. E poi le curiosità, le pillole statistiche, sempre del Messaggero: una Lazio terribile negli ultimi 30 minuti, lo abbiamo anche analizzato ieri con Giochiamo d'Anticipo. Parte Sorniona, subisce anche tanto nel primo tempo la Lazio, ma bisogna stare attenti al finale. Curiosa la statistica che dice che solo il Paris Saint-Germain in Europa ha segnato più gol della Lazio nell'ultima mezz'ora di partita. Quindi è la Lazio che si attesta avanti anche a formazioni come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco. Questo basta, insomma, ad avvertire dei pericoli che si possono correre negli ultimi 30 minuti. Quindi soglia d'attenzione altissima, anche perché anche nelle vittorie, nelle ultime vittorie che ha fatto l'Udinese prima della serie negativa, ha sempre un po' sofferto negli ultimi minuti. Quindi sicuramente Colantuono avrà anche analizzato tutte le contromosse per arginare la velocità delle ripartenze della Lazio. Insomma, questa poi è la spiegazione del perché rimangono freschi fino all'ultimo e sono poi pericolosi, e anche con abbondante fase realizzativa nel finale. Gli avversari, ha parlato anche Stefano Pioli, momento delicato per la Lazio. Non c'è più tempo da perdere, perché la Lazio ha reingranato le marce alte, ma ha bisogno di vincere per continuare a risalire la classifica. Non vuole quindi che si fermi qui la Lazio, Stefano Pioli, ed è fiducioso Pioli proprio anche per questa ritrovata disponibilità in difesa con i recuperi di Höth e Maurizio. L'olandese dovrebbe giocare, ma c'è anche Gentiletti, c'è Bisevac, quindi tante scelte, perché
A un certo punto della settimana sembrava che Pioli dovesse arrabattare una difesa alla Benemeglio. Ricordiamo anche che sulla sinistra sono squalificati sia Radu che Lulic e per l'occasione traslocherà Konko perché rientra un nostro ex carissimo amico Dujan Basta, che speriamo che oggi però non faccia la sua miglior partita come al solito. Poi abbiamo nella pagina successiva, in taglio alto, spazio al mercato. Come abbiamo commentato in apertura, dopo Alfredson anche Matos ha firmato per l'Udinese. Queste le foto di Matos che firma insieme ad Emil Alfredson, proprio i momenti della posizione della firma finale. Tutti e due arrivano a titolo definitivo, poi anche da registrare qualcosa in uscita, come comunque Iturra che è andato al Rayo Vallecano, Gabriel Silva al prestito al Carpi che dovrebbe essere vicino al Genoa. Tra l'altro, non dimentichiamo però che in prospettiva è stato fatto un colpaccio dall'Udinese che sta praticamente perfezionando l'acquisto del gioiellino colorato Andrea Balic. L'Hajduk deve solo decidere la scadenza della prima rata dei 3 milioni di euro del prezzo, ha raccontato Vercelli List. Dopo Emil Alfredson, appunto, arriva anche un altro centrocampista come Balic di prospettiva, classe 97, tutto da seguire, uno di quei colpi che poi alla lunga possono rivelarsi assolutamente preziosi. Si parla anche poi di un Mario Suarez che non ha impressionato nella Fiorentina, sempre più vicino al Watford. Chissà, insomma, che questa trattativa non possa far tornare in auge il nome di Valon Berami in queste ultime ore di mercato, anche se siamo ben chiari che comunque l'acquisto di Alfredson e poi contestualmente quello di Kuzmanovic hanno un po' messo a posto quello che è il centrocampo, anche se Colantuono ieri è stato chiarissimo: sono contentissimo del mercato, ma ero orgoglioso già della rosa che avevo a disposizione. Parliamo di una nota, diciamo, stonata di ieri, ma una nota curiosa da commentare perché hanno voluto parlare anche i tifosi ieri, gli ultras allo stadio, niente contestazione, ma onorate la maglia. Questo un po' la richiesta dei tifosi. In 50 si sono presentati al parcheggio della squadra. Colantuono ha detto: è un confronto che fidatevi, ci potrà tornare utile, perché comunque ha parlato poi di Udine, che è una piazza civilissima, ma anche le piazze più tranquille, come può sembrare Udine, quando i tifosi poi si arrabbiano diventano tutte calde. Noi dobbiamo evitare che i tifosi si arrabbino e quindi darci una svegliata. Questo è stato proprio il testuale di Colantuono: vuole una squadra sveglia, vuole una squadra che vinca già contro la Lazio, quantomeno faccia risultato. Poi spazio anche a notizie dall'Europa, dalle controllate della famiglia Pozzo: Granada KO nella Liga, Watford a Forza Igalo, un gol al 90° di Igalo serve a passare il turno in FA Cup in casa del Nottingham Forest. Il gol vittoria è stato segnato proprio, come abbiamo detto, da Odion Igalo, che sta trovando una continuità di realizzazione impressionante. È davvero un giocatore che farà molto molto mercato. Poi parliamo di primavera, vedremo poi se avremo tempo di vedere le immagini, ma comunque commentiamo questo pareggio fatto di troppi sprechi, e alla fine il Vicenza strappa il pari. Aveva segnato Partain al 20° e poi nella ripresa, 5 minuti dalla fine, il gol di Sgarbi, che ha un po' mandato di traverso tutte quelle che erano le velleità di vittoria di Luca Mattiussi, che purtroppo si è dovuto arrendere a questa rete nel finale, che è stata davvero molto molto amara. Parliamo anche di Pallaspicchi. Oggi, oltre a Udinese Lazio, la nostra grandissima esclusiva è proprio lei, Orzinuovi GSA. È il giorno, ma non sarà decisiva. Udinese alle 18 in Lombardia per il big match della Serie B, atteso da settimane. Il coach vuole vincere la partita in difesa e chiede ai suoi grande concentrazione. Pardon. Lino Lardo, che comunque vuole una vittoria per tornare appaiati proprio all'Orzinuovi, non sarà facile, perché Orzinuovi sta dimostrando di essere una schiacciasassi. Sarà una sfida delicata, tutta da seguire come al solito in diretta alle ore 18 sui nostri teleschermi. La seguiremo live per tutto quello che c'è da sapere, proprio comunque non appena chiuderemo l'appuntamento con Studio Stadio. Prima di spostarci sul Messaggero Veneto di Pordenone per dare ampio risalto a quella che è la vittoria del Pordenone, vediamo la doppia pagina che ci propone il Messaggero Veneto. Leggiamo il titolo principale: Pordenone da urlo, raggiunti i playoff. Un gran gol di Strizzolo stende il Mantova
è quarto posto. Tedino schiera lo stesso modulo dei virgiliani, li mette in crisi, un solo vero rischio nel primo tempo, ma la squadra tiene e vede all'orizzonte, pensate un po', la Serie B, quando magari nessuno poteva crederci, l'esultanza di tutti i neroverdi, che andiamo a rivivere anche con le immagini proprio della sintesi della partita tra Pordenone e Mantova, Mantova che di contro vive un periodo di assoluta crisi. Ci godiamo il gol di Strizzolo e poi commentiamo ancora il meraviglioso momento del Pordenone. Mantova, bisogna abbassare gli occhi fino al sedicesimo posto in classifica. Il Mantova con la sua storia alle porte oggi della Serie D. Se si parla di Pordenone invece oggi si è alla moda. Un punto dai playoff, lo stragol di Cattaneo, ne parlano davvero tutti del progetto friulano del presidente Lovisa. Il Mantova però vuole cambiare marcia e far vedere che il blasone in fondo conta ancora qualcosa. Attenzione perché Strizzolo se ne va con un grande aggancio, il sinistro di Strizzolo e il Pordenone va in vantaggio con la corsa da 100. Un lampo del Pordenone all'undicesimo minuto, Luca Strizzolo. L'aggancio è tutto nel calcio, l'aggancio in questo caso è stato semplicemente perfetto. Poi il sinistro su Pasquale Pane in uscita, niente da fare per il portiere del Mantova, in vantaggio il Pordenone al dodicesimo. Sembrava una fase di studio, il Pordenone ci ha immediatamente smentiti. Il gol di Strizzolo, se non andiamo errati, è il primo gol in casa per Strizzolo, che non fa assolutamente rimpiangere De Cenco. In questo momento fa preoccupare anche Berrettoni, seppur Berrettoni non sia una prima punta. Mantova con Longo che va sulla destra, c'è Marchi, il pallone è dentro per Tripoli, è solo Tripoli il pallone che sfiora il palo e va sul fondo, clamorosa occasione per il Mantova. Pane poi sbaglia, Perpetuini regala il pallone a Cattaneo che prova il gol da 50 metri e alla fine quasi ci riesce Cattaneo. Pane ha dovuto metterci la manona, l'ha visto fuori dai pali, non ci ha pensato un attimo ormai al piede sinistro, praticamente torrido per il Pordenone con Filippini all'indietro da Martin, Pederzoli anche lo spazio per provare il tiro, lo carica adesso Pederzoli, la grande parata di Pane, anzi il palo di Pederzoli, non c'è arrivato Pane, palo pieno di Pederzoli. Vaccaridi sul primo palo, pallone che spiove, arriva lì e non lo tocca nessuno, clamorosa occasione per il Mantova tra i notti. Può tornare buona la sfera per Filippini che se ne va rubando un gran pallone a Scrosta, Buratto con il destro, Pordenone che fallisce l'occasione del 2-0 con Matteo Buratto. L'arbitro, il cronometro e fischia la fine, Pordenone che centra la quarta vittoria consecutiva e si lancia sempre più in alto, supera il Bassano, raggiunge la Peralpisaro in attesa delle altre gare. Il Mantova piomba in un incubo senza fine, sempre più vicino alla zona retrocessione, sempre più vicino alla Serie D, ma quello del Pordenone è un sogno che non vuole finire. Chiare lettere, incubo Mantova, sogno Pordenone, anche se sul Messaggero Veneto c'è lo scetticismo di Maifredi, che però dice i ramarri possono sognare. L'ex tecnico della Juve presente al Bottecchia, per salire in B serve una grande struttura, alludendo al fatto che il Pordenone ancora non ce l'abbia. Però giocano bene, questo dice Maifredi. Poi ancora Tedino, sabato favoloso, ora arriviamo a quota 40, il tecnico mai così felice, la salvezza è vicina, ma possiamo ancora migliorare. Esulta Strizzolo che dice io sono sempre pronto, si avvicina Beltrame anche se la Juve tentenna. Strizzolo che, come detto, preoccupa anche un po' il neo arrivato Berrettoni, che pensava di trovare immediatamente spazio, invece è dovuto entrare proprio al posto di Strizzolo nel corso del secondo tempo. Altre notizie con il Renate battuto e domani debutta Rossitto, che si è seduto praticamente da pochissimo sulla panchina della Cremonese. Debutto proprio lunedì alle ore 20 nel posticipo. Un po' di voti velocemente per quanto riguarda il Pordenone, spiccano soprattutto i 7 di Pasa, giocatore sopraffino in mezzo a una calma da Lord inglese, il 7 anche per Strizzolo. Era inadeguato per alcuni, a certi giocatori basta dare fiducia. E tempo, che gol quello dell'1-0. Stop in corsa, tiro d'attaccante di razza, via De Cenco, lui subito in rete, buon segnale assolutamente. Strizzolo e anche Cattaneo che non stanno facendo rimpiangere proprio De Cenco, che è passato
in Serie B al Trapani, anche se ancora in attesa di esordio. Spazio anche al Gazzettino, ancora per scorrere velocemente qualche titolo sul Pordenone, tornare poi a tinte bianconere, neroverdi, una notte da playoff, segna Strizzolo, un siluro di Pedersoli si stampa sul palo, Lovisa, sognare non costa nulla, poi anche auguri a Cattaneo per il compleanno, per lui una prova sontuosa. Il Gazzettino è stato molto molto più generoso. 6 Tomei, poi 7 per Boniotti, Martini, Stefani, Ingegneri, Pasa, Filippini, Pederzoli, Mandorlini e Strizzolo. 7 e mezzo per Cattaneo, il migliore in campo secondo il Gazzettino. Il popolo neroverde inizia cantandogli tanti auguri a te, lui ripaga con chilometri di corsa e qualità. 6 soltanto per Buratto, fatica a entrare in clima partita, anche Buratto che poi si è divorato un gol abbastanza facile da segnare. È un Pordenone che, come detto, può sognare, anche perché no, la Serie B, e Tedino, tra l'altro, ha voluto comunque confermare la bontà dell'acquisto di Berrettoni, giocatore raffinato. Il mister riprende Pederzoli, è un grande, ma mi fa arrabbiare quando esagera e ci fa rischiare. Vuole il massimo della concretezza Bruno Tedino, che sta vivendo questa cavalcata impressionante, quarta vittoria di fila, e Pordenone che si è issato addirittura al quarto posto del girone A della Lega Pro. Come detto, torniamo a parlare anche un po' di Udinese-Lazio, non perdiamo di vista il grande appuntamento di oggi. Bianconeri all'ora della svolta, Colantuono si affida a Zapata, questo è il titolo di Guido Gomirato. C'è stato un faccia a faccia con i tifosi che hanno dato l'ultimatum, e poi il ballottaggio della vigilia è tra Lodi e Guilherme, che verrà sciolto, credo, davvero proprio negli ultimissimi minuti prima del match, nell'ultima riunione tecnica. Comunque dà fiducia a Lodi nello schieramento, il Gazzettino, la formazione è più o meno la stessa che proponeva il messaggero veneto, davanti la certezza è Tero Zapata, così come la panchina, il riposo per Silvan Widmer, giocherà Edenilson sulla destra e Ali Adnan sulla sinistra. Mercato, l'allusione a cui si faceva prima, si parla dell'ultimo sprint per Berani, intanto arriva Matos. Sbloccata in serata l'operazione per l'attaccante brasiliano, Iturra va a Rayo Vallecano e il Watford potrebbe rimpiazzare lo svizzero. Vedremo, perché sta per comprare Mario Suarez il Watford per 5,5 milioni di euro nelle casse della Fiorentina, che sicuramente avrà questa minusvalenza. Un acquisto importante quello di Mario Suarez, celebrato, ma poi non si è confermato sui suoi standard, giocando poco e segnando solo un gol, ma è un giocatore che vuole estremamente rilanciarsi. La Lazio vuole i 3 punti per inseguire il quinto posto, Europa che non è distante per la Lazio, che nelle ultime 5 partite ha collezionato 11 punti, sebbene abbia pareggiato ad esempio in casa contro il Carpi, ma è stata capace di battere in trasferta niente meno che Inter e Fiorentina, quindi massima attenzione. Pioli si aspetta miglioramenti immediati in attacco, questo dice il tecnico della formazione capitolina, che si è presentata qui a Udine con tanta voglia sicuramente di fare bene in questa 21ª giornata, che si concluderà con il derby tra gli amici nemici, l'ultimo treno a San Siro, quel c'eravamo tanto amati. A Milano una sfida crudele sulla strada per l'Europa, chi perde va all'inferno. La polemica, Mancio, quanti acquisti serve l'album? E Mancini, che ha detto invece a Mihajlovic e Sinisa, fai un po' troppe battute. Questo lo scambio di frecciatine tra i due, le prime volte per Gigio Donnarumma e Eder, che è stato appena acquistato dall'Inter. Viaggio storico poi per la Gazzetta tra Nordal, Ronaldo, un secolo di derby e la lingua italiana, e poi i politici, Salvini, Pisapia e una partita da ballottaggio. In spalla ci sono tutte le notizie relative agli anticipi, allora prima di leggerle andiamo a vedere quelli che sono stati i gol segnati nella giornata di ieri. 8 reti in 3 partite, cominciamo dal Braglia di Modena, dove si è giocata Carpi-Palermo, una sfida salvezza importantissima, sbloccata dagli ospiti, dai Rosanero, con questa bellissima azione corale, come era successo contro l'Udinese. Quaison Perilli, Marchi per Gilardino, e gol del Gila, che esulta con il violino, pareggia sul rigore discusso, ma comunque che c'era il Carpi, con il neoacquisto Mancosu arrivato dal Bologna, si procura il calcio di rigore, lo realizza, regala un punto importantissimo al Carpi.
Atalanta-Sassuolo, come detto l'ultima di Dennis, ma a festeggiare per primo è Berardi che sfrutta un tocco sporco di Cherubin al centro dell'area di rigore, poi rigore concesso all'Atalanta per fallo di Consigli su Kurtic, batte Dennis, Consigli para, batte molto male Dennis che però è bravo a ribattere e a prendersi l'esultanza dei suoi figli che salutano l'Italia e tornano in Argentina. Ecco qua la Roma che passa in vantaggio con un gol da terra di Nainggolan, non perfetto le ali ma Salah era in fuorigioco, gol che sarebbe stato da annullare, magia di Ciofani pochi minuti dopo, palleggio e palla sotto le gambe di Szczęsny, grandissimo gol, il primo in trasferta per Daniel Ciofani e poi arriva la magia, il gol forse più bello della giornata, il più bello iniziale di questo 2016, il colpo di tacco di El Shaarawy da distanza proibitiva alla Ibrahimovic, quindi stare in Francia serve anche a questo. Gran gol di El Shaarawy, la chiude a doppia mandata Pjanic su un grandissimo assist di Totti entrato al posto di Dzeko che non è uscito propriamente con il sorriso dal campo dopo 58 minuti, ha salutato a stento Spalletti, eccolo qua proprio il tacco del faraone, Spalletti va. Frosinone è battuto 3-1, il Shaarawy debutta con una magia, poi chiude Pjanic, Juve da record, Allegri sfida Conte, Agnelli nazionali spallata alla FIFA contro il Chievo per la 12ª vittoria di fila, ma Allegri non vuole guardare i record di Conte. In 66 gare, 48 reti, Higuain in casa progetta la fuga, davvero numeri spaventosi quelli di Higuain quando scende in campo nel suo San Paolo, ancora poi diritti televisivi, in front Mediaset, giochi proibiti. Due informative della finanza, ombre pesante sui diritti TV, un cartello anti-Sky, dalle intercettazioni ci arrestano a preziosi aiuti per 15 milioni, lui in cambio offre il 3% della sua azienda e spunta anche la B, attenzione quindi a tutte queste evoluzioni. Per tornare sul calcio giocato, poi Barça in testa, Messi gela Simeone e con CR7 arrivano a 1000 gol in due, poi Australian Open, Serena Ciricasca, Kerber Regina, grazie alla Graf, altre notizie con gli approfondimenti da non perdere, la Serie B, il Crotone cade, il Pescara stende il Bari per Oddo e Settebello, un Pescara sempre più verso il sogno della Serie A, ghiaccio all'Europeo, cappellini la notte sono ancora d'argento e poi scovata, questa è una bruttissima notizia, al Mondiale di Ciclocross, la prima bici col motorino smascherata, una giovane belga di 19 anni, insomma non una bellissima notizia di sport. Velocemente, giusto per vedere la pagina del derby, Milano si vota, il ballottaggio Milan-Inter, ultimi exit poll, Bacca e Bonaventura, uomini chiave per il Milan, Medel ed Eder per l'Inter. Inter, squadre simili per atteggiamenti e difficoltà, ecco proprio anche i possibili cartelli dei candidati sindaci, Mihajlovic 3 punti per l'Europa, Inter con Mancini, vincere per crederci, è tempo di lezioni ovviamente per il nuovo sindaco di Milano, ma non saranno Mancini e Mihajlovic a candidarsi, anche perché spaccherebbero in due sicuramente proprio quella che è l'opinione pubblica e il tifo di Milano. Andiamo anche a scovare notizie relative all'Udinese con il trafiletto dedicato proprio anche a quello che è stato l'incontro con i tifosi alla Dacia Arena, tensione Udinese, visita dei tifosi, ma confronto civile con l'Antuono, però ha detto se perdono la pazienza è dura, e con la Lazio però non ci sarà contestazione, una Lazio che si presenterà made in Serbia con Bisevac, Milinkovic, Djordjevic, tutti in campo dall'inizio, anche se qualcuno parla di Matri, vedremo quale sarà la scelta della Lazio, ai serbi comunque aggiungiamo assolutamente Dusan Basta, nostra vecchia conoscenza. Chiudiamo anche la Gazzetta con le formazioni di Udinese-Lazio, partita che si giocherà come abbiamo detto alle ore 15 e sono sostanzialmente confermate quelle con Vaghe, Danilo Piris in difesa, centrocampo Edenilson, Badu, Lodi, Kuzmanovic e Adran, davanti Zapata e Terò. Per la Lazio poche novità con il recupero di Hutt in difesa, la conferma di Cataldi a centrocampo e il trio Candreva, Keita, sono sicuri, questo lo abbiamo capito, Keita ha avvantaggiato su Felipe Anderson, vedremo se giocherà Djordjevic o Matri, o comunque anche in pochi considerano l'opzione alternativa che porta Miroslav Klose, un giocatore sicuramente molto importante per Stefano Pioli. Chiudiamo con le prime pagine di Corriere Tutto Sport, il Corriere parla di brivido derby,
Bacca d'assalto per il Milan, la carta Eder per l'Inter è un bivio. Per chi perde è crisi, addirittura Mihajlovic ha detto chi perde prende l'ascensore e arriva al piano terra, forse una metafora esagerata. Poi Napoli, Sarri avvisa l'Empoli e dribbla Renzi, noi tricolori spero sappia di calcio, ha detto di Renzi Maurizio Sarri. Allegri attacca Chievo e Conte per il record e questa vittoria numero 12. Intanto Roma giallorossa si gode il Faraone che col tacco rilancia i giallorossi, poi Palermo stop, furia Zamparini per il rigore che secondo il numero uno rosanero non c'era, Dennis gol e ciao, anche se come ci ha voluto, ha tenuto a sottolineare Dennis, è soltanto un arrivederci, molto spesso si parla di addio al calcio italiano come calcio giocato, ma ha tutte le intenzioni di tornare in Italia, credo, il tanque Dennis, quando sarà finita la sua carriera agonistica. Pescara Show, colpo Perugia e crollo Crotone, questi sono i tre titoli relativi alla Serie B, e poi rimonta a Barcellona con Messi e Suarez. Cade l'Atletico di Simeone, adesso è fuga vera per i Blaugrana. Chiudiamo con Tutto Sport, chi snobba pagherà, è il diktat di Allegri, la Juve attacca il record di Conte, ma l'allenatore mette nel mirino Scudetto, Coppa Italia e ovviamente anche la Champions, sarebbe ovviamente un trittico difficile da immaginare, ma non impossibile. Assalto a Moutinho e Bernardo Silva per quanto riguarda il mercato, poi c'è un reportage tra i tifosi di Verona, il tacco del Faraone e il tocco di Totti, queste le chiavi della vittoria della Roma che ha superato non senza difficoltà il Frosinone. Poi Milan-Inter è da paura, chi perde è perduto. Paolo Sousa, i tifosi, il River, polveriera Fiorentina. Il River si riferisce a questo possibile acquisto di Mammana, difensore di 19 anni, grande promessa. Poi Toro, è ora che ti svegli e c'è un caso. Maxi che pareva in ripresa, ma ancora una volta non è convocato, ma il suo staff ribadisce: non è mai stato così bene. Difficile immaginare che continui con la maglia granata Maxi Lopez. El Kadouri al Torino non in cambio di Maximovic. E infine tre notizie finali con i nonnetti dello slittino ancora terzi ai mondiali, nello specifico Oberstdorf e Gruber, poi Cappellini e Lanotte sono pattini d'argento ancora una volta, e il basket con Recalcati. Torino deve stare calma e ce la farà. Era la nostra ultima notizia della ricchissima rassegna stampa, che è soltanto la punta dell'iceberg della nostra grandissima giornata di sport con Udinese-Lazio e poi il basket con Orzinuovi GSA e l'approfondimento serale. Una grandissima cavalcata, quindi rimanete con noi sulla poltrona e seguite sempre Udinese TV.